Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone. Bene, adesso i verdetti sono definitivi nel campionato di Serie C e anche e soprattutto di Serie D, che prenderà grandissima parte della nostra serata. Una squadra abruzzese va al playoff, si tratta del Pineto ovviamente per la Serie D. Due squadre purtroppo si dovranno giocare la permanenza al playout, si tratta di Avezzano e della Vastese. Ne parleremo questa sera, mentre in Serie C, e poi apriremo un'ampia parentesi perché questa sera vi ricordo due ore insieme a noi per analizzare quello che sarà, quello che verrà già a partire da domenica prossima. Diciamo, in Serie C il Teramo pareggia contro la Ternana e manca proprio all'ultimo istante il probabile accesso ai playoff, che comunque doveva sottostare anche all'eventuale vittoria in Coppa Italia del Monza con la Viterbese. Io saluto in redazione, oggi vi ha tenuto compagnia per tutto il pomeriggio, vi ha raccontato insomma un pomeriggio con tanti gol e tantissime emozioni, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao e buonasera a tutti. Poi ovviamente insieme a te faremo il punto di questo pomeriggio, come l'hai vissuto minuto dopo minuto con le sì. Gol che si susseguivano. C'è una certezza, tanti gol, c'è una certezza, il Cesena è promosso in Serie C, il Giulianova si salva, psicodramma più o meno a Francavilla perché la squadra giallorossa manca i playoff pareggiando in casa contro una Savignanese che però aveva quasi nulla da chiedere, anzi nulla da chiedere a questo campionato, e lascia il posto alla San Giustese che dunque se la vedrà con il Matelica nel primo secondo turno. Secondo me il vero psicodramma, Jacopo, è a Vasto, perché il Francavilla ha mancato l'obiettivo in maniera molto cocente, però i play-out pesano molto di più dei play-off, perché il Francavilla avrebbe raggiunto un traguardo che sarebbe stato significativo, ma i play-off hanno un peso relativamente basso rispetto al play-out che ti dirà se l'anno prossimo sarai o no in D. E la Vastese nelle ultime giornate ne ha combinate di tutti i colori. Sì, assolutamente. Va bene Andrea, tra poco siamo da te. Do il bentornata ospite in studio, la nostra Roberta Di Sante. Ciao Roberta. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Poi avremo anche la nostra Ania Cantagalli, questa sera un Abruzzo del Pallone in rosa. Ed è la prima volta che siete in due. A proposito, vi ricordo che potete interagire con noi al 392-7370-60. E a proposito di sms, io ci tengo a leggervi un messaggio che è arrivato: il Francavilla e la Vastese, le delusioni del campionato, vergogna. A leggervi un sms che settimana scorsa, a proposito di Rosa, certo, dobbiamo assolutamente leggerlo, che non avevamo fatto in tempo a leggere la settimana scorsa, è arrivato proprio sui titoli di coda. Una signora, evidentemente moglie di un tifoso che ci aveva scritto, ecco, ci dice: buonasera, sono la moglie di chi stasera ha mandato 4 messaggi, manca una domenica, cioè questa, alla fine del campionato, che bello, poi solo i playoff o playout che farà. E immagino che potrebbe essere un tifoso dell'Avezzano o un tifoso della Vastese. Meno male, non ce la faccio più. Buona serata Marianna, ci scrisse 7 giorni fa. Marianna, che noi salutiamo, perché immagino che insomma non deve essere stato facile. Speriamo che ci stia guardando. Anche a te non potrebbe succedere mai, perché tu sei in prima linea. Purtroppo a te chiunque sarà con me si dovrà rassegnare. Si dovrà rassegnare. Va bene, va bene, va bene. Vediamo allora i numeri di questa giornata di campionato, partendo dalla Serie C. Ultimo turno della stagione regolare, vediamo i numeri perché anche qui Fano Triestina 1-0, diciamo anche qui ci sono dei verdetti. Albino Leffe Vicenza 0-1, Ferrabisalo Pordenone 2-2, con il Pordenone che aveva già staccato il pass per la Serie B. Fermana San Benedettese 1-3, Gian Arminio Vispesaro 3-3, Gubbio Virtus Verona 1-0, Ravenna Imolese 3-3, Rimini Renate 0-0, Sud Tirol Monza 0-3, Teramo Ternana 0-0. Vediamo la classifica definitiva di questo
girone. Il Pordenone vince il campionato a quota 73 punti, la Triestina seconda salta il primo turno di playoff, andrà direttamente alla fase successiva, di punti ne ha 67, terzo posto in coabitazione Molese e Ferrol Pisalò 62, Monza 60, Sudtirol e Ravenna 55, Vicenza 51, San Benedettese 50, Fermana 47. Queste sono le qualificate, ovviamente togliete il Pordenone, fino alla Fermana sono certe di fare i playoff. La Ternana, che di punti ne ha 44, farà i playoff solo nel caso in cui mercoledì tra tre giorni il Monza dovesse vincere la Coppa Italia contro la Viterbese. Vi ricordo che si parte dal 2-1 per i Brianzoli della gara di andata, qualora il Monza, che è già qualificato perché di punti ne ha 60, dovesse vincere la Coppa Italia, entrerebbe comunque come vincitrice della Coppa nei playoff, liberando il posto proprio alla Ternana, che va attraverso gli scontri diretti con il Gubbio. Andrebbe la Ternana e non il Gubbio, che di punti ne ha comunque 44. 43 punti per Albino Leffe e Teramo, che se avesse vinto si sarebbe ritrovata nella posizione della Ternana. 42 punti per Vispesaro e Gian Erminio, 39 punti per Renate e Rimini, ma il Renate anche in questo caso si salva per gli scontri diretti con il Rimini, che farà il play-out contro la Virtus Vecom Verona. E il Fano a 38 come la Virtus Vecom Verona, che però ha un pareggio e una sconfitta contro i veronesi, retrocede nel campionato di Serie D. Dunque, Pordenone promosso, dalla Triestina alla Fermana, con il punto interrogativo Ternana ai play-off, play-out tra Rimini e Virtus Verona, Fano retrocesso in Serie D. Serie D, appunto, girone F. Questi risultati: San Maurese Campobasso 2-1, Avezzano Pineto 1-0, Castelfidardo Monte Giorgio 2-3, Forlire Caratese 2-0, Francavilla Savignanese 2-2, Giulianova Cesena 1-1, Materi Chisernia 1-1, Agnonese Vastese 3-2, San Giustese Iesina 2-1, Sant'Arcangelo Notaresco 3-2. La classifica finale del campionato, e poi vedremo anche la griglia. Cesena vince il campionato con 83 punti, 80 punti per il Matelica che va al playoff, così come la Recanatese che di punti ne ha 63, il Pineto, e Roberta poi parleremo con te anche soprattutto del Pineto che di punti ne ha 62, 61 punti la San Giustese. Per un punto manca la qualificazione il Francavilla a quota 60, 54 punti. Il Notaresco, Iesina e Monte Giorgio 51 punti, 49 per San Maurese, 49 punti per la San Maurese, 48 per la Savignanese. Campobasso 47, Giulianova 44 punti, salvo come il Forlì che di punti ne ha 43. Vanno al play-out Avezzano e Vastese che si fermano a 42, Agnonese 39 e Sant'Arcangelo 37, retrocedono in eccellenza l'Isernia e il Castelfidardo. Vediamo adesso la griglia play-off e play-out di questo, eccolo qua, di questo campionato. Si parte domenica prossima con il playoff, gara secca sul campo della meglio classificata. Dunque, al Giovanni Paolo II di Matelica si gioca Matelica San Giustese e al Tubaldi di Recanati Recanatese Pineto. Vi ricordo che è un semifinale in gara secca, in caso di parità si andrà al supplementare, se dopo il supplementare dovesse permanere la situazione di parità, passa il turno la meglio qualificata, e in questo caso Matelica e Recanatese. Discorso identico nel play-out, sempre domenica prossima, tra Avezzano e Sant'Arcangelo e tra Vastese e Agnonese. Dunque si gioca al Dei Marsi e all'Aragona. Stesso cliché, si gioca al meglio dei 90 minuti più eventuali supplementari. In caso di ulteriore parità si salverebbero Avezzano e Vastese ai danni di Sant'Arcangelo e Agnonese. Vi ricordo altresì che si gioca alle ore 16, partite che si giocheranno alle ore 16. Noi ovviamente saremo con l'Abruzzo del Pallone, vi racconteremo
l'andamento di queste partite con Diretta Stadio e con l'Abruzzo del pallone come di consueto, così come vi ricordo, se mettiamo la ancora una volta la schermata, che c'era un dubbio legato all'eventualità che il play-out potesse slittare di una settimana e giocarsi il 19, cosa che ha curiosità, che ci ha portato via quasi l'intero pomeriggio. Alla fine, risolto l'arcano, si gioca il 12 perché la Lega Nazionale Dilettanti aveva predisposto per i play-out che si sarebbe giocato il 19 il play-out in tutti quei gironi in cui c'era una situazione che prevedeva lo spareggio. Siccome nel girone F non c'è bisogno di alcuno spareggio perché gli accoppiamenti sono fatti, si parte subito a Avezzano Sant'Arcangelo, Vastese, Olimpia, Agnonese. Questo è quanto per il momento. Roberta, ti chiedo se sei un po' delusa da quello che è il bilancio complessivo della stagione delle abruzzesi. Mi spiego. Eravamo partiti innanzitutto con Vastese e Avezzano, che oggi fanno il play-out, che dovevano fare un campionato di vertice e adesso devono salvare la categoria. Eravamo partiti con un Francavilla che stava ambizioso, che ha lottato per i play-off, fuori dai play-off. Notaresco, vera sorpresa del campionato, fuori dai play-off. Alla fine solo il Pineto. Sì, alla fine... Sei deluso un po'? Beh, un pochettino, dobbiamo dire la verità. Forse mi aspettavo sicuramente di più da Francavilla e Vastese rispetto, diciamo, a tutte le altre. Perché comunque il Francavilla ha allestito un'ottima rosa, tra l'altro rinforzata anche a dicembre, quindi è stato veramente un peccato vedere sfumare i play-off proprio all'ultima giornata dopo questo pareggio contro una squadra che ormai non aveva più nulla da chiedere al campionato. Per cui sicuramente, insomma, è stato un peccato vedere sfumare così i play-off a vantaggio poi della San Giustese che si giocherà la semifinale contro il Matelica. E dall'altra parte, per quanto riguarda la Vastese, l'abbiamo detto in più di un'occasione, forse è quella che tra virgolette, purtroppo non me ne vogliano i tanti tifosi di Vasto, ma forse ha deluso di più per quelle che erano le aspettative, certo, sostanzialmente, perché la squadra era stata costruita per fare un campionato di vertice, purtroppo ce la ritroviamo qui e l'avevamo tra l'altro anche in qualche maniera purtroppo mezzo predetto, perché abbiamo visto che nelle ultime giornate si stava effettivamente complicando la vita. Viene da mordersi un po' la lingua per l'Avezzano per quei 3 punti di penalizzazione che se non ci fossero stati l'Avezzano in questo momento sarebbe salvo e così, al play-out andrebbe il Forlì. Esatto, così come invece salvo il Giulianova, che è riuscito a recuperare in questo tranche finale di campionato, anche se anche lì c'è stata una fase un po' di impasse. Ti fermo subito perché hai nominato Giulianova e da lì partiamo. Va bene. Giulianova Cesena 1-1, punto che serve ad entrambe le squadre per i rispettivi obiettivi. Il Cesena promosso in Serie C, il Giulianova si salva, servizio di Paolo Renzetti. Festa per due al Rubens Fadini, come da pronostico arriva un pareggio praticamente annunciato e che basta al Cesena per festeggiare il ritorno dopo un solo anno in Serie C e ai giallorossi di brindare ad una meritata salvezza diretta. Festa doveva essere, festa è stata in uno stadio che ha visto il pubblico delle grandi occasioni come non accadeva da anni. Dopo una stagione a tratti tribolata, la squadra di mister Bolzan ha potuto dunque brindare alla permanenza nell'ultimo torneo nazionale. Quello della salvezza era l'obiettivo prefissato alla vigilia dalla dirigenza giuliese, che da domani inizierà a pensare al futuro. Da capire soprattutto se si proseguirà con al timone della navicella giallorossa Luciano Bartolini, che al 91esimo è apparso però abbastanza possibilista. Ma quella di oggi è stata solo la giornata della festa per il Giulianova, che da matricola è riuscita comunque a centrare la salvezza. In campo locali e romagnoli hanno dato vita ad una gara durata solo 45 minuti. Pronti via e al 12esimo il
Cesena già in vantaggio, lancio millimetrico di Torelli in area abruzzese per Alessandro che tutto solo davanti a Pagliarini non sbaglia per l'1-0 romagnolo. Entusiasmo nel settore distinti, riaperto per l'occasione dopo diversi anni, e dove si trovano i 1000 supporters bianconeri che toccano a questo punto davvero con mano la Serie C. La squadra di Dario Bolzan, sorpresa dal fulmineo gol cesenate, cerca di reagire e al 13° ci sono proteste abruzzesi per un tocco della palla testa a mano in area romagnola di Benassi, con il direttore di gara Caldera di Como che dice che si può proseguire. Partita abbastanza equilibrata con i giallorossi di casa che spostano avanti il baricentro del gioco, non riuscendo però a creare veri problemi al portiere cesenate Agliardi. Al 28° arriva la prima parata dell'estremo difensore bianconero su tiro cross di Antonelli. Passano quasi 60 secondi e Gori trova Tozzi Borsoi tutto libero al limite dell'area. Il 40enne attaccante giallorosso supera la linea bianca e fa partire un tiro violentissimo mettendo la palla all'incrocio dei pali per il pareggio abruzzese, regalandosi così una grande soddisfazione nel giorno del suo addio al calcio giocato. Dopo il pari locale di fatto finisce la partita, visto che fino al 46esimo, quando i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1, non accade più nulla. Avvio di ripresa senza grandi sussulti. La divisione della posta sta bene agli abruzzesi e ai romagnoli, che sembrano più che paghi del punteggio. Con la promozione della formazione ospite del presidente Corrado Augusto Patrignani e la salvezza dei padroni di casa sempre più vicine, lo spettacolo lo offrono invece sugli spalti da una parte i supporters giuliesi e dall'altra quelli romagnoli. In campo non accade davvero nulla e quando al 93° il direttore di gara fischia la fine può iniziare la festa. Il Cesena in Serie C, il Giulianova il prossimo anno giocherà ancora nel campionato di Serie D. Insomma, da qui a fine mese sarò in attesa di vedere se ci sono eventuali cordate che vogliono rilevare la società, che vogliono far meglio di quello che abbiamo fatto noi, che possono far meglio di quello che abbiamo fatto noi, anche per giusto, insomma, lo reputo giusto per, insomma, per dare delle possibilità maggiori alla città, insomma, di quelle che hanno adesso. Però se non dovesse succedere questo, sicuramente vedremo il da farsi, ci riuniremo noi nel frattempo, cercheremo di trovare, insomma, soluzioni migliori, di ampliare la base societaria, e aspetteremo, insomma, che a Giulianova finiscano le elezioni, perché reputo indispensabile che una società di calcio in una città come questa debba camminare di pari passo con l'amministrazione comunale. Purtroppo a Giulianova non l'abbiamo più. Quindi ecco, c'è il commissario, stiamo aspettando le elezioni, perché se dobbiamo andare avanti noi lo dobbiamo fare con tutte le forze della città. Non c'è squadra di calcio senza amministrazione comunale, quindi è indispensabile, no? Noi siamo dei dirigenti che veniamo tutti da fuori, non siamo di Giulianova, e quindi è ora e è giusto che inizino a venire in società persone di Giulianova che hanno la passione per il calcio, che vogliono, insomma, fare calcio per un lungo periodo a questi livelli, perché sono livelli importanti. Giulianova è una cittadina di 25.000 abitanti, quindi in Serie D è una delle città diciamo più piccole, e quindi bisogna avere il contributo di tante persone per, insomma, per poter competere a questi livelli. È stata durissima, quindi merito ai ragazzi, merito a tutti quelli che ci abbiamo creduto, abbiamo lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, quindi non c'è altro che tanta soddisfazione, quindi avanti così, a festeggiare e a valutare il futuro. Ma io darò la mia disponibilità, mi metterò a sedere con la società e vediamo se troviamo un punto d'incontro per poter progettare una squadra degna di quello che questa piazza merita. E allora, tanto c'è il pareggio del Genoa a Marassi contro la Roma. Insomma, Roberto, abbiamo sentito il presidente Bartolini, poi tra un po' sentiremo anche Andrea che ne pensa. Ha detto, vabbè, aspettiamo le elezioni, perché è chiaro che ci vuole un aiuto, un sostegno da parte dell'amministrazione comunale, che affianchi un po' l'attuale dirigenza, e si è dato anche una scadenza
Si è dato anche una scadenza nel prossimo mese, ha detto Bartolini, vediamo che cosa viene fuori. Intanto facciamo, fatemi salutare, insomma, a livello virtuale Romano Tozzi Borsoi, che dà l'addio al calcio. Insomma, è un giocatore che ha fatto tantissimi gol, ha fatto la storia. Tra l'altro ha segnato anche oggi, per cui anche oggi. Però te che ne pensi? Secondo te, per rimanere sulle questioni societarie, c'è la possibilità che, insomma, da qui a un mese le cose cambino? Ti dico la verità, bisogna effettivamente, quello che dice il Presidente sbagliato non è, perché comunque è impensabile, è vero che Giulianova è stata commissariata per diversi mesi, per cui insomma, sicuramente quello che si auspica di un ritorno ad un comune amministrato da un'amministrazione che possa comunque stare vicina in qualche maniera alla società è ovviamente auspicabile, perché anche se è vero che i comuni in questo momento non hanno tutte queste grandi risorse, però anche un aiuto minimo può comunque portarlo un nuovo assessore allo sport, che insomma potrebbe occuparsi anche di questa questione da un punto di vista insomma anche di come si dice di contatto con la società giuliese, quindi il tessuto sociale, non società in quanto dirigenza, quanto tessuto sociale. Esatto, quello che volevo dire è esattamente questo, anche perché mi sembra di capire che non ci sono, nel corso di questi mesi non sono venute fuori molte persone, imprenditori, insomma, o comunque persone di Giulianova interessate ad entrare in società. Certo. Quindi non so se insomma, nel corso di questo mese verrà fuori qualcosa di nuovo. Quello che innanzitutto mi fa piacere vedere che comunque qualcosina si muove. Oggi è stato riaperto il settore distinti allo stadio, sì, sì, che è una cosa importante, perché comunque un impianto come il Fadini, che è uno degli impianti più belli, insomma, io ci sono cresciuta, per cui insomma, vedere, ecco, già il fatto che comunque una squadra come il Giulianova abbia possa giocare a scadenza all'interno di quello che è il suo stadio, cioè già questa è una cosa che insomma bisognerebbe cercare di risolvere quanto prima. Certo. Ecco, è già questo, insomma, un'amministrazione comunale che funzioni può comunque, insomma, garantirlo, tu dici. Ecco, certo. Già è chiaro, che dal 27 maggio si faranno altre valutazioni. Poi mi auguro ovviamente che qualcuno possa uscire, anche insomma imprenditori vicini, qualcuno che possa dare una mano in qualche maniera al Presidente, anche se lui ha detto che lascerà, però adesso vediamo. Che oggi ha chiarito dicendo: vabbè, mi do un mese, da qui a un mese, per vedere che cosa viene fuori, che poi in realtà è lo stesso mese che manca sostanzialmente alle elezioni che si terranno il 26 maggio. Oggi insomma è 5, tra un mese sarà il 5 giugno. Dai, ci siamo con la tempistica. Certo, una piazza come Giulianova comunque può attrarre, ecco, qualcuno dici che possa essere interessato a fare calcio. Non attrae una piazza come Giulianova. Certo. Oh Andrea, ti faccio vedere, secondo te questo è rigore? Ti faccio vedere questo episodio da Moviola, poi in 20 secondi ci dici anche che cosa ne pensi te del questo per me insomma, credo che dici? È un intervento molto goffo. Se la palla prende prima la testa, come mi pare, poi il braccio, potrebbe essere punito per la sua goffaggine, però mi pare prenda prima la testa e poi la palla va sul braccio. Mattia Caldera di Como, poi parleremo anche degli arbitri, perché il Pineto insomma in settimana si è visto squalificare per 7 giornate Alfonso Pepe, poi vi diremo anche per quale motivo, vi faremo rivedere l'immagine la settimana scorsa. 7 giornate sono pesanti. Andrea, secondo te da qua al, dai, diciamo 5 giugno, ma giusto per dare un termine così, non per essere fiscali e precisi, l'Avezzano no, ancora abbiamo appena iniziato, tra un po' la facciamo vedere l'Avezzano. Secondo te da qui a un mese e mezzo qualcosa si potrebbe muovere? Sono un po' scettico, però io penso che al di là delle elezioni e del varo della nuova amministrazione comunale, Bartolini deve capire effettivamente se c'è la possibilità per lui di attrarre, diceva prima Roberta, Giulianova può attrarre, si può attrarre.
Bartolini deve capire se ci sono persone che lo vogliono affiancare, perché in questa stagione l'ha fatta sostanzialmente da solo, con pochissimi amici. Se dovesse proseguire da solo, è difficile pensare a un Giulianova che possa ambire a un salto di categoria, a un ritorno tra i professionisti. Quindi dipende molto da questo, cioè quante persone sono disposte ad affiancare Bartolini. Bartolini deve capire quante persone vogliono stare con lui, e da lì, se ci sono delle persone che lo vogliono affiancare, si potrebbe puntare a un progetto ambizioso. Altrimenti, andando da solo, ci sarà un'altra stagione come questa, dove magari parti bene, poi rallenti, puoi ambire ad una salvezza, ma difficilmente puoi ambire a un salto di categoria. Giulianova potrebbe ambire, la sua storia parla di una società protagonista tra i professionisti, però per arrivarci servono forze fresche che affianchino Bartolini. Ma sono disposte queste persone ad affiancare Bartolini? Questa è la grande domanda. Al di là poi del fatto che, ha ragione Bartolini, ci deve essere il sostegno adeguato dell'amministrazione comunale, non che debba mettere soldi, però ad esempio la struttura del Fadini va risolta quell'enigma, perché altrimenti è sempre difficile andare avanti se non c'è uno stadio nella piena disponibilità e si continua ad andare avanti in deroga. Assolutamente. Comunque oggi grandissimo spettacolo, l'abbiamo visto al Fadini, per merito sia dei tifosi giallorossi che di quelli bianconeri, insomma era una festa per entrambi, ognuno ovviamente per i propri legittimi e rispettivi obiettivi. Bene così, bene così. Ok, visto che stanno arrivando tanti messaggi da Francavilla e insomma c'è intanto affinità a Genova, 1-1 tra Genova e Roma. Assessore allo sport Giulianova, cioè qualcuno già dalla prossima giunta, secondo me qualcuno si diverte. Va bene, ci sta, perché la soddisfazione dei tifosi a noi ci piace assolutamente. Stanno arrivando tanti messaggi da Francavilla, allora ci andiamo a vedere con Stefano Recanati il pareggio 2-2 contro la Savignanese, che esclude i giallorossi dalla corsa playoff. Il sogno playoff del Francavilla svanisce al Valle Anzuca per mano della Savignanese, che strappa un pari contro l'11 di Racchini e, seppur salva, non concede niente alla truppa di Candeloro, onorando il campionato fino alla fine. Racchini deve rinunciare a Boloca nei minuti prima della partita, oltre che ai lungo degenti Bellanca, Spataro e Cafiero, affidandosi al solito 4-2-3-1 con la riconferma per Mbup a destra come terzino e a Montagnoli sempre sul lato di destra a formare la linea dei trequartisti a ridosso dell'unica punta Dos Santos. La Savignanese si affronta la gara con il modulo speculare giallorossi di casa, ormai sicura della salvezza, e arriva al Valle Anzuca imbottita di giovani pronti a far bella figura. Arbitra Valentina Finzi di Foligno. Prima della gara premiati due tesserati del Francavilla: Danny Nazzari ha ricevuto dalla tifoseria il premio come miglior rendimento della stagione e Valerio Spacca, che raggiunge le 150 presenze con la casacca adriatica. Subito emozioni al Valle Anzuca, nemmeno un giro di lancette e la squadra di casa è in vantaggio. Pallumbo raccoglie un pallone vagante al limite dell'area e a tu per tu glaciale e porta i suoi in vantaggio, ma la gioia del gol dura solo due minuti, perché alla prima sortita offensiva dei romagnoli arriva il pareggio con Brigliadori, che spinge in porta un pallone di Peluso, non esente da colpe la retroguardia giallorossa. Subito per il Villa l'occasione al sesto per riportarsi in vantaggio, ma dal corner Dos Santos si fa ipnotizzare dal portiere ospite. Al 19° si fa rivedere il Villa con l'ispirato Palumbo, che riceve da Bedin, ma il suo tiro al volo non è preciso per impensierire Moscatelli. Un minuto più tardi la palla del nuovo vantaggio è sui piedi di Banegas, che non riesce a incrociare il tiro e la sfera finisce sulle mani del numero 1 ospite. Al 35° mister Farneti deve ricorrere al primo cambio, richiamando in banchina l'attaccante Turci al posto di Gregorio. Il Francavilla crea tanto ma non riesce a finalizzare, al contrario i romagnoli, che si riaffacciano in avanti al 44°, lo fanno in maniera letale. Punizione pennellata di Ballardini, che pesca la testa di Guidi, che piazza alle spalle di Spacca. Ripresa con gli stessi 22 in campo e con il Francavilla che, come nel primo tempo, dopo 50 secondi sempre con Palumbo ha l'occasione di pareggiare, ma la sua volée è alta sulla traversa. Doppio cambio per Racchini al 5° minuto, che inserisce Mancini e Milizia per Montagnoli e Bedin, così come al 16°, quando per la regola degli under va fuori Spacca per Natale, così da poter inserire la punta Fabrizi per Di Renzo. Il Francavilla butta il cuore oltre l'ostacolo e al 19°.
19esimo ci vuole tutta la bravura del portiere ospite a negare la gioia del gol a due passi al tapin di Fabrizio. Al 21esimo è ancora Palumbo a sfiorare il gol, ma il suo tiro risulta debole per dare la gioia del gol ai tifosi di casa. Al 38esimo però c'è l'occasione per arrivare al pareggio. Bosco entra in area di rigore e viene atterrato da Guidi e per Finzi di Foligno calcio di rigore dal dischetto Vabbanegas che si fa ipnotizzare con un colpo di reni strepitoso da Moscatelli a sancire la giornata 9 della truppa del presidente Candeloro. Ma al 44esimo l'ultima speranza per il Villa, quanto Dos Santos smarcato bene da Palumbo salta Moscatelli e deposita in rete il gol del pareggio. A questo punto un solo gol separa il Villa dai playoff, ma nei 4 minuti di recupero nessuna occasione per il giallorossi. E così, dopo la grande rimonta delle ultime giornate, vede svanire il sogno playoff per un solo punto. Mister Raghini, un playoff perso sul più bello, una partita dove non avete fatto il Francavilla, possiamo dire quasi forse il dover vincere pesato tanto sulla vostra squadra oggi. Ma sì, a livello mentale, sai, stai pensando a che cosa fanno le altre, quando io comunque la squadra ho detto di pensare a noi stessi e di fare la nostra prestazione. Però penso che sia una cosa normale che i ragazzi pensavano anche ai risultati degli altri campi. Alla fine noi non dobbiamo prendere il secondo gol, perché poi anche solo 1-1 il gol lo puoi fare in qualsiasi momento. L'avevamo anche ripresa, poi niente, purtroppo poi c'è stato l'episodio del rigore sbagliato, mancavano ancora 10 minuti per recupero, quindi c'era ancora tanto. Peccato. Non incolpevolizziamo nessuno, ma il rigore sbagliato quanto pesa poi anche sul morale dei tuoi ragazzi e anche di tutta la società? Questi fanno parte degli episodi del calcio, purtroppo, quando gli episodi ti vengono così contro e le partite non le vinci. Era una situazione in cui potevamo rimetterla sul risultato di parità a 15 minuti alla fine, però ripeto, il Poggio ha sempre fatto gol sul rigore, ha fatto un campionato straordinario, quindi non mi sento assolutamente di colpevolizzare nessuno. È stato un anno intenso, mi sono trovato molto bene qui a Francavilla, secondo me alla fine meritavamo di andare dentro e non è successo, però ripeto, analizziamo l'annata con la società, che secondo me è stata un'annata importante, che però secondo me ci voleva la ciliegina sulla torta, che devono essere i playoff. Non fa male, fa malissimo. Niente, il calcio è così, il calcio ti dà e ti toglie, in questo caso ha tolto. Abbiamo fatto con tante difficoltà, siamo arrivati a giocarcela, era tutto in mano nostra, non ce l'abbiamo fatta, quindi onore agli avversari che faranno i playoff. Si andrà avanti con Raghini? Beh, questo dipenderà dal presidente, se fosse per me... Riconfermerei tutti, rifarei le stesse scelte sperando di avere un po' più fortuna. E allora tanta delusione davvero in casa Francavilla. Intanto diamo la ben ritrovata alla nostra Ania Cantagalli. Ciao Ania. Buonasera. Ciao. Reduce dal pareggio del Teramo 0-0 contro la Ternana, poi ovviamente vedremo servizi, interviste e quant'altro. Ma... Andrea, è chiaro che cosa si può dire a compendio di una stagione come quella del Francavilla? Insomma, la Savignanese non è che avesse molto da chiedere a questo campionato, però... Però ha detto bene Raghini quando ha sottolineato che il Francavilla non doveva prendere il secondo gol, perché anche avendo subito il pareggio c'era un secondo tempo intero e... Le motivazioni e soprattutto la distanza si fanno sentire, perché all'inizio puoi anche correre se sei la Savignanese, ma quando si arriva al 70esimo, al 75esimo, se una squadra ha un obiettivo da raggiungere, tira fuori quel qualcosa in più che ti permette di andare al massimo fino al 95esimo. Chi non ha quegli obiettivi è difficile che si sacrifichi fino alla fine. Purtroppo invece il Francavilla ha preso quel gol alla fine del primo tempo, poi le cose si sono complicate, perché io sono convinto che se Vanegas avesse fatto il calcio di rigore, in qualche modo il Francavilla avrebbe fatto il 3-2, e invece c'è stato anche quell'errore, e quando è arrivato il 2-2 era troppo tardi. Quindi è chiaro che gli episodi hanno condannato il Francavilla, che proprio sul photo finish vede sfumare l'obiettivo playoff. È un peccato, però
i playoff cosa avrebbero potuto dare? Sicuramente un po' di prestigio, ma a livello proprio concreto poco o nulla. Resta una buonissima stagione da parte del Francavilla, molto molto positiva, però io dico ora bisogna capire cosa vuole fare il presidente Candeloro, perché se lui ha ancora intenzione di fare calcio a Francavilla, allora io guardo il Matelica e dico: in una piccola piazza dove c'è un seguito, forse non è neanche come quello di Matelica, però si è costruito un gruppo di un certo tipo, se Candeloro vuole continuare a fare calcio a Francavilla, con questo gruppo si può proseguire, lo si può migliorare, e il Francavilla, perché no, viste le potenzialità di Candeloro, può ambire anche a un campionato di vertice e giocarsela con le migliori. Però ci deve essere la volontà del presidente. Se il presidente invece non ha questa volontà, probabilmente questo progetto Francavilla sarà destinato a dissolversi. Quindi le prossime settimane saranno fondamentali per capire quello che è l'orientamento di Candeloro. Se lui vuole proseguire a Francavilla, io penso che questa squadra, con i dovuti ritocchi, possa ambire a giocarsela, come sta facendo da anni il Matelica. Poi è una questione di dettagli, farcela o non farcela. Se però lui ritiene di non poter fare più calcio a Francavilla perché non c'è il giusto seguito, perché non c'è la giusta risposta del tessuto economico, perché non c'è la giusta risposta, non so, dell'amministrazione, allora questo progetto sarà destinato a naufragare, sarebbe un peccato. Però ci sono delle condizioni per cui Francavilla, questa squadra, con le dovute migliorie, possa competere con le migliori. Tutto sta a capire quelle che sono le intenzioni di Gilberto Candeloro. Che poi, scusami, sì, mi sembra sia l'aspetto principale, perché il quinto posto, ripeto, ti dà prestigio, ma niente altro. Invece sapere cosa vuole fare Candeloro è l'aspetto principale a oggi 5 maggio. Sei d'accordo con l'analisi che ha fatto Andrea? L'analisi che ha fatto Andrea è giusta e sono d'accordo con lui razionalmente. Conoscendo però, anche avendo spesso avuto l'opportunità di parlare con il presidente Candeloro, non so se il risultato che non è arrivato oggi possa pesare comunque anche nella sua decisione futura, perché non è un mistero che lui avrebbe voluto fare i playoff, anche se alla fine non avrebbe portato a nulla fare i playoff. In più di un'occasione addirittura ha anche ammesso di ambire a un secondo posto, che poi non è mai stato avvicinato, ma comunque era un desiderio del massimo dirigente. E questo fatto di non riuscire a centrare gli spareggi promozione, anche se poi non sono spareggi promozione in Serie D, non so quanto possa pesare nella sua decisione futura, se continuare a fare calcio a Francavilla oppure no. Credo che in questo momento forse prendere decisioni a caldo non sia la cosa più giusta da fare, probabilmente non lo è mai prendere decisioni a caldo in questo momento, però è chiaro che iniziare a pensare al futuro dalla prossima settimana, sì, si deve cominciare a pensare al futuro, e in primis il presidente del Francavilla deve cominciare a pensare, penserà a cosa fare. Quanto peserà questo non accesso al playoff lo scopriremo. Assolutamente. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo dopo con il derby Avezzano-Pineto, tra poco. Di nuovo insieme con l'Abruzzo del pallone, ci trasferiamo al Dei Marsi di Avezzano per Avezzano-Pineto, vittoria per la formazione di Colavito, che però non basta ad evitare il play-out, vediamo. L'Avezzano vince ma non basta, i biancoverdi conquistano il derby contro il Pineto ma non riescono a centrare la salvezza diretta in virtù del successo del Forlì sulla Recanatese, sconfitta indolore per i biancazzurri che conservano la quarta piazza utile per i playoff, playout che diventano realtà per i marsicani ora attesi al De Marsi dal temibile Sant'Arcangelo. Negli spareggi promozione il Pineto se la vedrà invece con la Recanatese. Formazioni: Colavito perde Kras, sostituito in mediana da Di Renzo, e affida la regia al mancino di Grazioso. Tandem d'attacco Bruni Padovani, Amalo è senza Pepe squalificato e disegna un 4-2-4 a trazione offensiva con le ali Fratangelo e Massa ad innescare la coppia Cruz-Tomassini. Prima emozione del match di marca adriatica, Tomassini prova a scaldare destro dalla distanza, conclusione lontana dallo specchio. Al nono ripartenza quasi letale degli ospiti, ci prova Massa, poi il turno di Cruz ma è decisiva, l'opposizione di Ferrante.
Dell'Avezzano non vi è traccia ed è ancora il Pineto a spingere. Cruz fa da torre per l'inserimento di Tomassini. Panti è attento e respinge. 50 secondi dopo, azione fotocopia dei biancazzurri. Lotto manda in porta il 9. Fanti è ancora super e salva i suoi. A metà tempo, prima fiammata biancoverde. Manari recupera palla e serve Padovani. Controllo non perfetto dell'11. E palla tra le braccia di Amadio. L'Avezzano prova a riversarsi in avanti ma fatica ad incidere. Ed è ancora il Pineto a rendersi pericoloso. Bomba di Cruz da fuori. Sfera che lambisce l'incrocio. Nel finale altro sussulto dell'Avezzano. Buco della difesa ospite. Padovani recupera palla e innesca Manari. Tocco sotto che è uno scarabocchio davanti ad Amadio. In avvio di ripresa ospiti ancora in avanti. Marianeschi rifinisce per Tomassini. Piattone alto, lontano dal bersaglio. Al sesto arriva l'occasione migliore dell'Avezzano. Grazioso inventa per Padovani. Incursione letale dell'11 che si fa ipnotizzare e cestina l'occasione. 180 secondi più tardi ancora Padovani protagonista. Sponda aerea di Bruni per il compagno di reparto che arriva a tu per tu con Amadio. Tiro strozzato che finisce sul fondo. Al dodicesimo altra proiezione offensiva del Pineto. Cross di Pietrantonio per la testa di Tomassini. Esterno della rete ed illusione del gol. Amaulo risponde con Ciarcelluti per Marianeschi e Antonicelli per Marini. Alla mezz'ora altra iniziativa di Pietrantonio, tiro di prima intenzione dal limite. Conclusione, Sbilenca sul fondo. Al 36esimo passa l'Avezzano. Da calcio piazzato ci provano Ferrante e Di Nicola prima del piazzato di Grazioso che fa 1-0, secondo gol stagionale per il regista biancoverde che fa esplodere il pubblico marsicano. Al 43esimo continua l'assedio dell'Avezzano. Bruni fa tutto da solo, controllo e tiro a seguire, lontano dal bersaglio grosso. Al 44esimo, ultima occasione degli ospiti, traversone nel cuore dell'area, Di Rocco impatta ma non indirizza e cestina il pareggio. Un minuto dopo, contropiede dell'Avezzano, De Rocis imbecca Padovani, dribbling secco e conclusione murata dalla difesa ospite. Finisce col secondo successo consecutivo per l'Avezzano, che vale il turno casalingo nei playout. L'ultimo ostacolo verso la salvezza si chiama Sant'Arcangelo. Pineto ai playoff contro la Recanatese per inseguire il sogno promozione. Mister Colavitto, partiamo dal verdetto. Sarà playout in casa contro il Sant'Arcangelo? Sì, è una partita difficile, perché è sempre uno spareggio per non retrocedere. Lo giochiamo in casa nostra e mi auguro che il pubblico venga bello numeroso a tifare per questi colori. 45 punti non sono bastati, ricordiamo che senza la penalizzazione questa squadra sarebbe salva. È vero, l'Avezzano Calcio si è salvato sul campo, è un dato di fatto, cioè la rappresentazione della realtà, i punti sono stati fatti, comunque va fatto un plauso a questo gruppo che anche oggi contro una corazzata, veramente una corazzata importante, ha dimostrato di saperci stare in questa categoria e ha dimostrato di attaccamento ai colori, alla città, e quindi il plauso va fatto a loro, però evidentemente questo non è bastato e quindi andiamo a giocarci la salvezza alla prossima partita. Sembrava però quasi un miracolo potersi giocare questa salvezza in uno spareggio tra le mura amiche. Guarda, questo lo state dicendo voi, io posso avallare quello che hai detto, sono diciamo così contento perché comunque i numeri stanno dalla nostra, ma non sono bastati e bisogna fare uno sforzo in più. 15 giorni fa mi hai detto, io questa squadra la salvo, confermi? È normale, ma qualsiasi collega che prende una squadra 11 giornate dalla fine perché crede in qualcosa, crede nella possibilità di mantenere la categoria. Quindi qua noi abbiamo il mister Amaulo che è un esperto in salvezze importanti, quindi chi meglio di lui può dire ciò. Allora, mister Amaulo, una sconfitta che però non cancella il quarto posto in classifica. Sì. È stata una partita dove entrambe le squadre cercavano la vittoria, penso sia stata una bella partita con rapidi capovolgimenti di fronte, le occasioni ci sono state da ambo le squadre, noi nella prima frazione, soprattutto nei minuti iniziali, abbiamo avuto delle opportunità importanti dove potevamo sbloccare il risultato, il pareggio non bastava, a noi non bastava, dovevamo cercare la vittoria a tutti i costi, tenendo presente anche, come avete notato, la gestione del gruppo, non mettendo in campo dei diffidati, avevamo Pepe squalificato, quindi abbiamo un po' guardato anche in prospettiva, però consapevoli che
dovevamo cercare i tre punti, l'abbiamo provato tutte le nostre forze, anche col cambio finale che è stato fatto con il portiere, mettere un attaccante in più, e l'Avezzano ha trovato questo gran gol di Grazioso e ha trovato la vittoria, e, diciamo, anche con merito, perché poi alla fine in una partita così aperta chi va in marcatura sicuramente porta a casa un risultato importante e legittima, ecco, la prestazione con il gol e con la vittoria. Noi purtroppo sotto porta siamo mancati perché abbiamo avuto tante opportunità e possiamo fare soltanto mea culpa, nonostante, come ho detto prima, qualcuno ha riposato in prospettiva dei playoff, però eravamo competitivi in tutto al 100%. Infatti c'è il rammarico perché non siamo stati cattivi, determinati al punto giusto. Ecco, adesso l'ha accennato lei, playoff contro la Recanatese, una battuta su questo importante appuntamento per la sua squadra. Sì, ma come ho detto domenica scorsa, i playoff, al di là se li giochi in casa o fuori, nel finale di campionato lascia il tempo che trova, le probabilità sarà un 49-51%, perché magari la Recanatese ha il vantaggio di due risultati su tre, però noi andremo a giocarcela e consapevoli che dobbiamo fare, che abbiamo a disposizione un risultato solo, quindi prepareremo la gara come sempre abbiamo sempre fatto, cercando, ecco, di superare questo ostacolo e arrivare in finale. Un campionato comunque più che positivo per il Pineto. Ma direi di sì, per il secondo anno consecutivo abbiamo centrato i playoff e siamo partiti con delle difficoltà iniziali anche dovute all'organico, che poi è stato cambiato nel mercato di dicembre, e poi abbiamo trovato un equilibrio giusto con la consapevolezza dei nostri mezzi e siamo arrivati, quindi secondo me è un ottimo risultato, un plauso ai ragazzi perché ci abbiamo sempre creduto, l'abbiamo ottenuta la qualificazione ai playoff con una giornata di anticipo. Oggi potevamo trovare la ciliegina sulla torta centrando il terzo posto e giocando in casa i playoff. Non siamo riusciti, ci abbiamo provato in tutte le nostre forze. E allora Mauro dice 51-49, 51 per la Recanatese, 49 per il Pineto, considerando il fattore del campo. Vediamo se è d'accordo il direttore generale Roberto Giammarino, che saluto e che ringrazio. Buonasera direttore, di ritorno da Avezzano. Ben risentito. Ciao Jacopo, sì, siamo arrivati da un'oretta abbondante. Allora 51-49, noi da abruzzesi la mettiamo 50-50, va, giustamente ad Amaulo diamo la prudenza tipica di un allenatore per domenica prossima. Ma noi andremo a Recanate a giocarci la partita con la consapevolezza di credere che siamo un gruppo importante, poi queste partite secche sono le vincono quelle che hanno più coraggio, quelle che hanno più cattiveria nel fare gol. Quello che oggi è mancato al Pineto ad Avezzano è la cattiveria sotto porta e l'aver avuto tante occasioni e non averle sfruttate. Però i playoff sono partite così, giocarle dentro o fuori poteva essere solamente per il risultato di pareggio dopo i supplementari. Ma conoscendo il Pineto, quest'anno abbiamo fatto meglio fuori che in casa, quindi già andremo a giocare a Recanati con la speranza di onorare il calcio e di fare una bella gara. Direttore, però facciamo un po' un bilancio, perché questo è il secondo playoff consecutivo per il Pineto, che cosa di cui probabilmente qualcuno si dimentica a torto, cioè secondo anno, secondo playoff consecutivo. No, ma siamo soddisfatti, vabbè, noi siamo soddisfatti, ma credo che la società, il presidente Brocco e tutti i dirigenti sono soddisfatti e sanno che per una squadra, per una città piccola come Pineto, al terzo anno di Serie D, centrare per due anni consecutivi i playoff, l'anno scorso la finale, stiamo facendo un ottimo lavoro, questo lo dicono gli altri, io ripeto quello che sento dire. Stiamo facendo un bel lavoro, è chiaro, qualche volta ci vuole un po' di fortuna, perché nella vita la fortuna è sempre quella che poi fa la differenza, però la programmazione che abbiamo fatto, i risultati si vedono, la squadra è una buona squadra, sono tutti bravi ragazzi, c'è una,
un ambiente molto sereno, il presidente ci fa lavorare veramente bene ed è chiaramente onore a lui che ha creato questo giocattolo. Noi ci siamo solamente, lo stiamo solamente guidando, cercando di guidarlo bene, di onorare sempre lo sport e quello che sono i valori dello sport. Qualche volta siamo delusi, qualche volta siamo contenti. Adesso abbiamo da risolvere un caso che... Ecco, poi ne parleremo perché sarebbe stata la mia prossima domanda. Però mentre lei parla, la ascolta nell'altra linea il presidente dell'Avezzano, Luciano D'Alessandro. Quindi prego Roberto Giammarino di restare in collegamento con noi, perché tra poco parleremo di quello che è successo in settimana dopo Pineto Sammorese. Innanzitutto buonasera presidente. Sì, buonasera. Allora, una vittoria che purtroppo non basta, però è un buon viatico perché domenica prossima al De Marzi arriva il Sant'Arcangelo. Come ci arriva l'Avezzano, almeno dal punto di vista emotivo? Da un punto di vista emotivo ci arriviamo sicuramente carichi, abbiamo fatto bene nell'ultimo periodo, lo sappiamo, quindi dobbiamo continuare su questa striscia positiva per cercare di portare a casa l'obiettivo della stagione, che è quello della salvezza. Aveva scommesso qualche settimana fa su Gianluca Colavietto, ha detto non l'avrei preso se non fossi stato sicuro che ci avrebbe portato alla salvezza. Ecco, mancano sì. 90 minuti alla salvezza. Sì, confermo la mia scommessa, cioè nel senso che il mister comunque ha lavorato bene, sta facendo un ottimo lavoro e ad oggi l'Avezzano sarebbe salva se non avessimo avuto quei tre punti di penalizzazione, insomma, quindi avremmo superato molte squadre lì davanti a noi. Però vabbè, il calcio. Ecco, c'è un po' di rammarico per quei tre punti, presidente? Beh, assolutamente sì. Saremmo salvi, quindi non potrebbe essere diversamente. Però purtroppo è così, cioè, ci sono, ci riteniamo, ecco, adesso ci aspetta quest'ultima partita, speriamo di far bene come abbiamo fatto bene oggi contro una grande squadra, anzi faccio i complimenti al direttore, siamo stati fortunati e abbiamo vinto. Si aspetta insomma una risposta, immagino di sì, da parte del pubblico avezzanese per una partita che insomma vale un progetto che è partito qualche stagione fa e che poi ha visto l'Avezzano negli ultimi tempi protagonista in Serie D. Sì, mi aspetto una buona risposta da parte del pubblico, la città anche oggi c'è stata, c'era gente allo stadio, speriamo che per domenica ce ne sia ancora di più, che ci diano una mano, ecco, a portare a casa questa vittoria importantissima. In bocca al lupo presidente. Grazie. Le faccio anche io. Le fa in bocca al lupo anche il direttore. Grazie, sì, ci siamo fatti faccio al lupo a vicenda oggi. Sì, grazie, lo rinnovo perché abbiamo trovato oggi in una partita così delicata la cortesia e la gentilezza dei dirigenti dell'Avezzano e di tutto l'ambiente. Quindi onore a voi che avete vinto giocandovi la partita come l'abbiamo fatto noi, abbiamo onorato questo campionato e sono felice perché poi alla fine avete vinto voi che forse avevate più bisogno, però è stata una bella partita e vi faccio i complimenti di nuovo. Grazie direttore, gentilissimo come sempre, grazie. In bocca al lupo presidente. A domani. Grazie, in al lupo. Allora, torniamo col direttore generale, il Pineto Giammarino, perché la mia domanda quasi al limite del provocatorio sarebbe stato direttore, se le dico Edoardo Papale di Torino che cosa le viene in mente, ma me la tengo perché ovviamente l'ha già introdotta lei. Ecco, però adesso tornando seri, 7 giornate di squalifica ad Alfonso Pepe. Noi poi in settimana ci siamo anche sentiti soprattutto perché eravate curiosi di sapere se quello che era scritto nel referto dell'arbitro di Pineto Sammorese poi dalle immagini corrispondeva effettivamente a realtà. Poi ci siamo anche interfacciati io e lei e abbiamo visto che sostanzialmente non c'è quasi praticamente nulla di quello che c'era scritto. No, effettivamente poi con la verifica di tutti i filmati che erano a nostra disposizione ci siamo resi conto che purtroppo è stata scritta una pagina brutta del calcio e c'è stata una menzogna, diciamo che delle dichiarazioni che non corrispondono alla realtà. Io penso che questo ragazzo abbia avuto un momento di debacle durata una trentina di minuti, perché dalla mancata espulsione del giocatore
sul fallo su Pietrantonio, del ragazzo del numero 10 della, di Diop, della, della, di Diop della San Maurese, che era un'espulsione dovuta perché era un'entrata molto, molto violenta. Ci siamo trovati poi con lo stesso giocatore che con un fallo ingenuo di Pepe veniva mandato fuori, purtroppo perdendo almeno la prima partita di playoff, perché tutti si aspettavano le due giornate classiche. E ci siamo visti invece arrivare questi 7 giorni. È chiaro che subito la curiosità di capire che cosa aveva combinato Alfonso, e ci siamo resi conto che invece purtroppo è una brutta storia che finirà in tribunale sicuramente, prima quello sportivo, e poi se non ci sarà la soddisfazione dovuta andremo avanti sulla giustizia ordinaria facendo tutte le trafile con la giustizia sportiva, perché effettivamente Pepe non ha fatto assolutamente nulla. Le immagini purtroppo condannano l'atteggiamento del signor Papale che ha scritto delle cose che poi non corrispondono alla verità. Ecco, si parlava addirittura di un trascinamento per tanti metri dell'arbitro dopo l'espulsione. Noi adesso stiamo rivedendo proprio le immagini di 7 giorni fa. Effettivamente poi questo trascinamento non solo non c'è, ma Pepe rimane sempre a debita distanza. Ecco, le chiedo, direttore, se compatibilmente con i tempi del ricorso alla giustizia sportiva ci siamo con gli prossimi appuntamenti del Pineto, o comunque pensa che andremo comunque oltre, quindi la stagione per Pepe può dirsi conclusa? Beh, noi adesso prossima settimana credo che ci sarà la revisione della squalifica di Pepe, perché andremo a fare il primo spareggio di playoff, e spero che la commissione si riunisca prima. Noi abbiamo già martedì consegneremo tutto alla Procura federale, e poi i tempi saranno molto ristretti, credo, perché abbiamo già mandato i filmati in federazione. Effettivamente la situazione non è molto piacevole, però purtroppo nel calcio queste cose, nella vita avvengono delle situazioni poco piacevoli, questa è successo, però io qui non voglio parlare di questa situazione, perché credo che questo sia un campionato molto bello, sia stato vissuto da tutti come un campionato difficilissimo, dove all'ultima giornata si sono poi concretizzate le griglie play-off e play-out. Quindi onore a tutte le squadre che hanno fatto questo bel campionato e a quello che sono state le squadre che hanno onorato questo campionato. Oggi credo che devo spendere una parola per il Francavilla, perché mi dispiace che una cugina abruzzese non abbia raggiunto l'obiettivo, mi dispiace perché alla fine il Francavilla se la stava meritando, perché dipendeva da loro, ma come abbiamo visto noi contro la San Maurese è stato un campionato veramente dove nessuno ha regalato niente a nessuno, quindi onore a questo campionato e onore anche al Pineto, che faccio un applauso a tutti i ragazzi perché sono stati bravi anche nei momenti difficili, abbiamo tenuto il timone dritto e siamo arrivati all'obiettivo che ci eravamo prefissati una giornata prima, e adesso, ripeto, i playoff lasciano il tempo che trova, noi cercheremo di fare come abbiamo fatto l'anno scorso, il meglio di noi stessi, poi il campo deciderà il futuro. Grazie direttore, in bocca al lupo per l'unica rappresentante abruzzese nei playoff, in bocca al lupo per grazie la partita di domenica prossima a Recanati. Grazie Jacopo, grazie a voi e buona serata. Buona serata Roberto Giammarino, direttore generale del Pineto. Insomma, Roberta, rapidissimamente sul Pineto, che tu hai seguito sempre con molta molta attenzione e precisione, pensi che il Pineto ha dimostrato di poter andare, come ha fatto spesso e volentieri, sul campo della Recanatese e ribaltare quel 51-49 che diceva prima Mauro? Ma sicuramente le carte per far bene il Pineto ce le ha, tra l'altro in questo momento sicuramente l'assenza di Pepe, adesso speriamo che, come ha appena detto il direttore, si possa pensare ad una revisione in tempi rapidi prima
del playoff, perché era proprio quello che ci stavamo chiedendo prima anche oggi pomeriggio in redazione. Detto questo, ci sono tutti i giocatori a disposizione, non c'è nessun infortunato, per cui il Pineto le carte per andare a giocare la sua partita ce le ha, perché ha dimostrato di essere una squadra che se la può giocare con tutte, non a caso ha vinto due volte anche col Cesena. C'è anche da dire che con la Recanatese i precedenti non sono proprio a favore, perché purtroppo gli scontri diretti sono entrambi a favore in questi casi, però è una partita secca statisticamente, quindi... statisticamente se te con una squadra quell'anno ti è andata sempre male, non ti può andare sempre male, ragionevolmente. Ecco, quindi no? Magari la volta buona. Magari la volta buona, ma i playout quando si faranno? Domenica prossima. Si gioca tutto domenica prossima. Tutto domenica prossima, playoff e playout. Poi vi faccio rivedere anche la schermata riassuntiva, però adesso dobbiamo vedere la Vastese, che è l'altra che va ai playout, a proposito di playout. Dopo la sconfitta contro l'Agnonese, una sconfitta insomma sanguinosa... Secondo me questo qua chi è? Secondo me io credo che sia lo stesso che l'ha mandato settimana scorsa, ma non escludo nulla, caro amico o amica da casa, magari c'è affinità femminile, diciamo, però immagino che sia un amico che vuole una presentatrice. Va bene. Dicevamo, la Vastese insomma si è un po' complicata la vita le ultime settimane, era un'altra squadra costruita in estate, io ricordo la presentazione, con grandi ambizioni, che ha dovuto rivederla in corso d'opera, e alla fine arrivano i play out. Quanti spettatori? Sì. Gli obiettivi inizio stagione erano ben altri. Esatto. Quindi il rammarico è ancora più grande. 3-2 dell'Agnonese, vediamo il servizio. L'Olimpia Agnonese batte la Vastese per 3-2 in un'ultima di campionato che regala grandissime emozioni. Ma andiamo subito alla cronaca di questo match, che ha visto i padroni di casa scendere in campo ben organizzati, tecnicamente ma soprattutto psicologicamente, per affrontare una squadra che pure si giocava la salvezza diretta. Al 16° minuto è subito brivido con Shiba, che approfittando di un erroraccio della difesa granata, soprattutto di Maraolo, insacca con gran facilità il gol dell'1-0. Al 21° tenta di rispondere l'Agnone con Albanese, che ci prova di testa su corner di Ricciardi, ma Stivaletta salva la situazione. L'azione non si interrompe, c'è bagarre in area e Formuso viene atterrato da Iarocci. Per il direttore di gara, il signor Vingo della sezione di Pisa, non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Ricciardi, che ristabilisce la parità in campo. Al 27° l'Agnone tenta di allungare le distanze con questo bel cross di Ancora, che però finisce in corner. E al 38° stavolta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è Bisceglia che va al lato di pochissimo. Sul finire del primo tempo, al 45° la nuova svolta è il traversone di Corbo, che accompagnato da Del Duca finisce per bucare la rete di Patania per il 2-1. Sul vantaggio granata, dunque, si va negli spogliatoi. Con le immagini di Francesco Di Rienzo, eccoci nella ripresa. Ed è subito brivido al 2° minuto con questo tiro da fuori di Ancora che va fuori di un soffio. All'8° minuto, ancora padroni di casa protagonisti, con una bella azione, gli dà il via Ricciardi da centrocampo per Ancora, che serve Barbato, ma il suo sinistro non inquadra lo specchio della porta. Intanto la Vastese si affaccia dalle parti di Maraolo per la prima volta in maniera insidiosa, gol a parte. Al 12° c'è questo cross di Russo che Leonetti di testa tenta di trasformare, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 16° è sempre Leonetti che va al lato di Poco con un tiro dal limite dell'area. Al 19° gli abruzzesi si fanno sempre più insidiosi sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, ma Maraolo è bravo a salvare tutto. Al 24° è Shiba che con un tiro da fuori mette i brividi, ma il suo tentativo si ferma sulla traversa. Al 31° Formuso, servito da Ribeiro, di testa mette la firma sul 3-1, mettendo in cassaforte la vittoria. Una vittoria minata da questo tentativo al 37° da Cappellupo, che sugli sviluppi di un corner becca il palo.
E al 43esimo, con il gol di Leonetti, un errore della difesa granata, una palla che sembra danzare sulla traversa, ma alla fine si insacca per il 3-2 finale. Una gran prova quella dell'Olimpia Agnonese contro la Vastese, che a un certo punto pure ha dato del filo da torcere. Si replica domenica 12 maggio alle ore 15, stavolta all'Aragona di Vasto, posta in palio la permanenza in Serie D. E dunque si replica settimana prossima, ma alle 16, rispetto a quello che avete sentito nel servizio. Diamo la buona serata all'allenatore della Vastese, Aldo Papagni. Buonasera, mister. Buonasera, buonasera a voi. Allora, mister, le chiedo subito non tanto ovviamente un giudizio sulla gara di oggi, ma se, sulle ultime quattro partite della Vastese, che si pensava avesse messo in cassaforte la salvezza e invece poi così non è stato, dovrà passare attraverso le forche caudine di un play-out giocato con lo stesso avversario di oggi. Che cosa è successo da quel 7 aprile dopo la vittoria contro il Giulianova ad oggi? Beh, noi subito dopo abbiamo affrontato il Cesena facendo un'ottima partita, perdendo per un doppio rigore. Poi subito dopo abbiamo avuto il primo match point con la retrocessa a Castelfidardo e lì abbiamo sbagliato, non tanto in fase di possesso perché abbiamo realizzato tre reti, ma abbiamo subito tre reti, in verità abbiamo sbagliato tantissimo in quella gara. E poi l'altro match point in casa con l'Avezzano. In verità anche in quella gara avremmo meritato forse qualcosa in più, anzi sicuramente qualcosa in più, perché ingenuamente ci siamo fatti trafiggere poi a pochi minuti dalla fine sul calcio d'angolo, però avevamo fallito ripetutamente il 2-1 e in verità oggi è stato il terzo match point nelle ultime tre gare. E questo ce ne dispiace tantissimo, soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno anche oggi seguito numerosi, ed è un peccato aver dilapidato quel vantaggio dal 7 aprile in poi. C'è una domanda per lei da Andrea Costantini. Andrea. Buonasera mister, la preoccupa questo trend negativo con cui la squadra arriva al play-out? Ora sarà una settimana penso molto difficile, lei dovrà lavorare molto sulla testa dei giocatori, perché mi sembra l'aspetto più preoccupante su cui dover insistere. Quindi una domanda su questa cosa e poi che avversario troverete, visto che oggi ci avete già giocato? Ma intanto è ovvio che l'aspetto mentale è prioritario, dobbiamo resettare questo ultimo momento, queste due gare consecutive, e pensare che si azzera tutto, abbiamo il vantaggio di giocare in casa e anche il vantaggio del doppio risultato, che non è trascurabile. Per cui sicuramente dobbiamo recuperare le energie e più che essere preoccupati dobbiamo essere occupati a lavorare nelle migliori condizioni, nel miglior modo in questa settimana. Sull'avversario? Sì, sull'avversario. Sull'avversario io credo che l'Agnonese ha mostrato di essere un buonissimo avversario, lo ha mostrato nel girone di ritorno facendo più punti rispetto all'andata, e sono giocatori che anche di esperienza di categoria superiore, però io credo che noi abbiamo tutte le possibilità per superare questo ostacolo. Mister, le faccio un'altra domanda, poi io mi fermo. Su Leonetti, il suo momento migliore, la gestione Papagni ha prodotto il meglio quando Leonetti era fuori. Lei ha schierato una squadra sempre prudente a leggere le caratteristiche dei giocatori e ha fatto risultato. Quando è rientrato Leonetti, è partito a volte dalla panchina, a volte titolare, Leonetti ha anche segnato ma la squadra non ha vinto. Oggi è partito dalla panchina in una gara così delicata. Domenica prossima sarà titolare? Lo so che è una domanda un po' che può essere Ma assolutamente non è assolutamente un,
una domanda trabocchetto, no? Vito è il nostro capocannoniere, è il titolare di questa squadra. Non abbiamo assolutamente fatto nessun riferimento a quelli che sono stati i nostri risultati positivi, le 3 vittorie consecutive, anche perché lui col Cesena rientrava dopo le 4 giornate di squalifica e aveva avuto anche un problemino, per 6-7 giorni è stato fermo. E questa settimana, aggiungo, il martedì, il mercoledì e il giovedì si è allenato a parte perché aveva un fastidio muscolare sul quadricipite. Se sta bene gioca? No, assolutamente, se sta bene giocherà. E quindi, tra l'altro, anche oggi siamo riusciti ad andare in vantaggio. La verità è che abbiamo sprecato quella possibilità di tenere il risultato sino al primo tempo. Okay. Mister, l'ultimissima da parte mia, poi la salutiamo, la ringraziamo per essere stato così gentile. Le chiedo, visto che si giocherà all'Aragona, si aspetta le faccio la stessa domanda che ho fatto prima al presidente Lavezzano, si aspetta una buona cornice di pubblico che sostenga questa squadra o pensa che possa prevalere un po' di disincanto, un po' di delusione? No, non credo, perché anche oggi ad Agnone i nostri tifosi erano numerosi, caldissimi, ci hanno sostenuto fino alla fine, ci hanno creduto forse più di noi fino alla fine, devo dire, e quindi io mi aspetto domenica un tifo che io ho imparato a conoscere d'avversario, e credo che questo è il momento ancora importante perché abbiamo bisogno del loro sostegno. Grazie mister, in bocca al lupo per il play-out di settimana prossima, domenica prossima Lavastese alle 16 contro l'Olimpia Agnonese. In bocca al lupo alle squadre di casa nostra. Grazie ad Aldo Papagni. Chiudiamo con la Serie D, poi Ania con te apriremo una lunghissima parentesi dedicata al Teramo con il servizio, le interviste e quant'altro. Però Roberto, ci andiamo a vedere il tuo servizio della sconfitta del Notaresco contro il Sant'Arcangelo. Nell'ultimo atto del campionato al Mazzola il Sant'Arcangelo supera 3-2 il Notaresco di Cudini al termine di una gara avvincente ed evita la retrocessione diretta, riuscendo ad acciuffare i play-out che tengono ancora accesa la speranza per i romagnoli. Cudini ritrova l'ex compagno di squadra ai tempi dell'Ascoli Galloppa, che squalificato Falomi si affida ad un 4-2-3-1 con Peroni, De Cerchio e Guidi alle spalle di Bernardi, riferimento avanzato. Il tecnico rosso-blu con Dalmazzi e Salvatori fuori dai giochi risponde con il classico 4-3-3 con l'insolita coppia centrale Fabriani, Colonna, Bontà a dettare i tempi, e in avanti il tridente con Moretti, Minella e Cancelli. Le motivazioni del Sant'Arcangelo fanno subito la differenza con i romagnoli che sbloccano il risultato dopo 11 minuti con De Cerchio. La reazione dei ragazzi di Cudini è immediata e si concretizza al 33esimo quando Moretti apre per Minella, che in diagonale firma l'1-1 e il 17esimo sigillo personale in stagione. La posizione di classifica del Sant'Arcangelo però impone alla squadra locale di premere sull'acceleratore. Così, dopo 2 occasioni con De Cerchio e Guidi, al 44esimo i romagnoli si portano nuovamente in vantaggio con Bernardi. Al rientro in campo dagli spogliatoi il Notaresco riacciuffa per la seconda volta il Sant'Arcangelo. All'11esimo Laringe raccoglie un traversone dalla destra, costringendo la difesa locale alla respinta sulla linea. La sfera arriva poi a Bontà, che da 2 passi ribadisce in rete per il nuovo pareggio rossoblu. È una gara senza sosta e ricca di emozioni quella del Mazzola, con i locali alla disperata ricerca del nuovo vantaggio che si concretizza al 24esimo grazie alla doppietta di Bernardi, che raccoglie la corta respinta di Fabriani e piazza il sinistro a incrociare. Nei minuti finali la reazione del Notaresco, che onora il campionato fino alla fine centrando in pieno il palo al 37esimo e costringendo l'estremo romagnolo alla respinta. Al triplice fischio termina 3-2 per il Sant'Arcangelo, che conquista 3 punti pesantissimi che valgono per i romagnoli la possibilità di giocarsi la permanenza in Serie D attraverso la lotteria dei play-out, giocandosi il tutto per tutto domenica prossima al Dei Marsi contro l'Avezzano di Colavitto. Il Notaresco chiude il suo cammino con una sconfitta, ma a testa altissima, con una salvezza raggiunta con largo anticipo e una stagione da incorniciare.
E dunque motivazioni molto differenti, Roberta, tra una squadra che doveva cercare il tutto per tutto e una che invece non aveva più velleità classifica. Certamente campionato spettacolare, non so fino a che punto sei d'accordo quando io aggiungo fino ad un certo punto. Con un finale da rivedere, diciamo sì. Così. Dai, il finale oggettivamente poteva essere diverso. Sì, sicuramente sì, diciamo che hanno, che il Notaresco ha un po' mollato nella fase finale della stagione, le ultime partite non sono state, le ultime prestazioni non sono state all'altezza di quelle precedenti, però comunque per quelli che erano gli obiettivi di inizio stagione va dato atto, insomma, a questa squadra di aver fatto comunque un signor campionato. E certo, è normale che nel momento in cui ci sei, magari uno sogna anche qualcosina in più, e invece magari è mancato quello scatto finale che poteva esserci, ma non è stato, perché poi ha, diciamo che la squadra ha tirato un po' i remi in barca, ma guarda, non ti in dico, maniera ha vinto a Campobasso 1-0, ha vinto con il Francavilla 2-0 il 3 marzo, sì. Poi 0-0 a Pineto, 0-0 in casa con la San Giustese, ha perso a Vasto, ha perso in casa col Forlì, pareggiato in casa con il Monte Giorgio, pareggiato in casa con il Cesena, perso in casa con il Giulianova e perso fuori casa con il Sant'Arcangelo. Beh, insomma, un po' poco. Un finale così, da sicuramente da rivedere, ripeto, le ultime prestazioni non sono il 5 del Notaresco. Il 5 del Notaresco. Adesso dovrebbe essere Colonna? Colonna, bravo, sì, perché oggi mancava la coppia centrale titolare dal Mazzi Salvatori, non c'erano nessuno dei due, quindi è una coppia inedita quella di oggi. Insomma, dicevamo che insomma sì, il finale insomma, sicuramente poteva essere migliore, le ultime prestazioni non sono state alla altezza di quello che è stato il ritmo che questa squadra ha tenuto nell'arco del campionato, però sicuramente un campionato che è positivo, quello del Notaresco, che ha raggiunto comunque la salvezza con largo anticipo. Dall'altra parte c'erano le motivazioni di un Sant'Arcangelo che doveva necessariamente vincere, perché altrimenti non sarebbe riuscito ad acciuffare neppure i play-out, quindi per evitare lo spettro di una retrocessione diretta serviva necessariamente una vittoria che però insomma il Sant'Arcangelo ha dovuto comunque sudare, perché vediamo che comunque il Notaresco ha centrato anche un palo proprio nei minuti finali, per cui non è una squadra che poi è andata insomma in Romagna a fare la scampagnata di fine stagione, ecco. Assolutamente, quindi no. Assolutamente va dato atto comunque al Notaresco di aver onorato questa partita. Indubbiamente le motivazioni del Sant'Arcangelo erano differenti, erano maggiori. Un Sant'Arcangelo che adesso dovrà andare a giocarsela al Dei Marsi contro l'Avezzano domenica prossima. Con, ecco, se possiamo, insomma, la nota positiva è che le due abruzzesi dei play-out hanno comunque la possibilità di avere dalla loro, certo, due risultati utili su tre, cosa che invece poi non ha nel playoff il Pineto, perché non ha saputo approfittare della sconfitta oggi della Recanatese col Forlì. Prima di andare in pubblicità, poi ovviamente a pagina ampia dedicata a Teramo Ternana, rivediamo per l'ultima volta il quadro dei playoff e playout. Si torna in campo domenica prossima e noi ovviamente ci saremo, non vi abbandoniamo, ma siamo oggettivamente alle battute conclusive. Materica San Giustese, Recanatese Pineto per il playoff. Ripeto, gara che si gioca al meglio dei 90/120 minuti nel caso in cui 90 finiscono in parità, al 120esimo qualora permanesse il risultato di parità, vince, passa il turno la squadra meglio classificata, ovvero Materica e Recanatese. Noi ovviamente ci auguriamo di no nel secondo caso. Stesso discorso per i playout, si gioca al meglio dei 90/120 minuti, ma qui il discorso, come diceva giustamente Roberta, cambia. Nel caso in cui al 120esimo punteggio di parità si salvano Avezzano e Vastese, cosa che ci auguriamo. Bocca al lupo alle nostre tre
compagini che si giocano tanto. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi con Ania, Andrea, Roberta faremo il punto anche sulla giornata di Serie C con Teramo Ternana. Ultima parte di questo Abruzzo del pallone extra large, chiuderemo alle 21.30 mentre Napoli-Cagliari sono ancora sullo 0-0, ma è iniziata un'importantissima partita in Serie B, Salernitana-Cosenza, che interessa indirettamente il Pescara, insomma poi spiegheremo anche perché. Però prima il servizio di Teramo Ternana, finita 0-0, vediamo. Questione di centimetri, quelli che separano il Teramo dai playoff, quelli che mancano al destro di Saveriano Infantino per regalare all'ultimo respiro al diavolo il sogno chiamato fase 2. Nel momento in cui a Bergamo il Vicenza segna, spianando probabilmente la strada alla Ternana proprio per i playoff. È stata una partita, quella del pomeriggio soleggiato e ventoso del Bonolis, in cui probabilmente il Teramo il successo lo avrebbe anche meritato per quello che ha fatto, specie nel secondo tempo, in un match complicato e in piena emergenza per infortuni e squalifiche. Il primo tempo è al cloroformio, emozioni nemmeno a pagarle. Al 38esimo Infantino sfiora l'1-0 dopo un'azione orchestrata da Sparacello e Proietti, due dei migliori in campo, in una frazione chiusa dalla rissa scatenata dal colpo proibito di Pobega su Ventola. Secondo tempo diverso, più frizzante. Paghera tocca il palo alla sinistra di Pacini, ben imbeccato da Marilungo, mentre nel Teramo si fa male Caidi, al suo posto entra Piacentini. La squadra di Maurizi rischia sulla sventola dello stesso Pobega, ma cerca una via della rete che però non vuole proprio arrivare. Sparacello spara al centro, ma Bergamelli è provvidenziale. Iannarilli invece ha un ottimo riflesso sulla testata di Fiordaliso, mentre l'ingresso di Zecca dà ancor più spinta ai biancorossi. Gallo inserisce Boateng e vantaggiato per Nicastro e Marilungo, ma l'ultima palla dell'anno è quella proprio di Saveriano Infantino. L'errore lo fa crollare a terra, nonostante la salvezza centrata già da qualche giorno e gli applausi di tutto il Bonolis a fine gara. I playoff restano un sogno, il futuro è ancora tutto da scrivere, come ammette anche lo stesso Luciano Campitelli a fine partita, perché di campionati di basso profilo il padrone biancorosso non ne vuole più sapere. Allora 0-0, Ania, che partita è stata? Meglio nel secondo tempo decisamente, nel primo mancava solamente ci portassero un cuscino perché stavamo crollando. Sì, un caffè, qualche dolcetto, sì. Ci siamo un po' rianimati nel finale quando ho avuto l'occasione il Teramo al 38esimo, che hai detto bene tu, nel servizio con Infantino anticipato di un soffio e poi con quella rissa che ci ha un po' ulteriormente svegliato. Poi nella ripresa poi molto molto non diverso. È un granché sottolineare una rissa per destare no. Pubblico, però è anche quello un segnale del fatto che stiamo parlando di una squadra che si è salvata e che è cambiata, perché molti mesi fa il Teramo non avrebbe mai fatto risse. Faceva fatica anche a prendere un cartellino giallo perché non aveva quella mentalità e quell'atteggiamento giusto per cercare di salvarsi. Non sto promuovendo le risse, no. Sto sottolineando che l'atteggiamento nel corso dei mesi e con il lavoro è cambiato da parte della formazione di Maurizi. Poi nel secondo tempo sì, ci sono state più occasioni, la Ternana alla fine si è resa pericolosa solo con quell'occasione di Paghera che ha colto il palo esterno. Per il resto ci sono state diverse occasioni per il Teramo e quella palla di Infantino buttata fuori di un niente dal centravanti, che però è stato decisivo per raggiungere la salvezza. Quindi questa è una piccolissima, ma veramente piccolissima macchia, perché il grosso Infantino l'ha fatto e ha fatto anche bene, insomma. Oh, Andrea, io vengo da te, sai perché? Perché quando al Bonolis si rischiano i playoff a tempo quasi scaduto, in porta c'è Iannarilli, a me mi ricorda una tua telecronaca di qualche stagione fa. sì, ma ci stavo ripensando pure io. Quando ho visto Iannarilli entrare in campo e poi arrabbiarsi alla fine sull'azione di Infantino, se l'è presa penso con qualche compagno di squadra che non aveva interrotto quell'azione sul nascere, noi abbiamo visto soltanto poi la fine, però sì, erano però altri tempi e soprattutto altre posizioni, perché allora si lottava per un quinto posto, invece in questo caso per un undicesimo posto, che
varrebbe i playoff solo in caso di vittoria della Coppa Italia. Vabbè, altri tempi, ma come hai detto tu, Campitelli non vuole più stagioni dove si sta lì sotto, vorrebbe stagioni un po' più competitive per tornare magari ai fasti di quelle annate lì, dove il Teramo guardava sempre in alto e mai in basso. Assolutamente. Oh, Ania, proprio di questo parleremo. Però io direi, prima di andarcelo ad ascoltare, Campitelli, e poi fare delle valutazioni con te, entrate un po' nel merito di quelle che sono le sue parole. Lo ascoltiamo a fine gara. Presidente, 43 punti, forse c'è un po' di rammarico per quel gol di Infantino nel finale che poteva valere la qualificazione ai playoff, però insomma è soddisfatto di come è andata? Per me sono 45 perché la partita, a prescindere che l'abbiamo giocata è molto bene, ma penso che l'azione di Infantino valesse il gol, cioè poi 5 centimetri ha fatto la differenza, ma un'azione bellissima che se ne vede poche, che se ne vedono poche in queste categorie, quindi sono molto contento di come, del campionato che abbiamo fatto e della crescita che vediamo di partita in partita. Questo significa che su questa base di squadra ci si può contare e che sicuramente se prima iniziavamo con questo piglio, questo modo di giocare, questa voglia di entrare in campo, qualche punto in più l'avremmo fatto e oggi qui staremmo a parlare forse di qualcos'altro. Bravi a tutti, bravi alla società perché ha avuto la forza a gennaio di mettere dei pezzi importanti in questa squadra che molte volte quello che fa la società non si vede mai perché è tutto dovuto, è tutto normale, invece credo che la società anche lì ha dimostrato di tenerci per questi colori, di non voler retrocedere, di lottare fino all'ultima giornata. Noi ci siamo salvati prima dell'ultima giornata, ma sicuramente non mettevamo 4-5 giocatori di categoria forse anche superiore. Forse noi oggi staremmo qui a parlare di altro. Ma io del futuro in questo momento non parlo, ho parlato di quello che ho visto oggi fino a mezz'ora fa, io del futuro parlerò tra qualche giorno, in questo momento assolutamente di futuro non se ne parla proprio, io sto parlando di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo costruito quest'anno. Poi per il futuro andremo a capire, vedere, sono tante cose che dobbiamo vedere e capire, una volta visto e capito determinate cose si potrà riparlare di futuro. Ecco Presidente, l'ultimissima, però nel caso in cui ci fosse la ripartenza come è un'ipotesi, insomma le chiedo se il Presidente Campitelli un po' si è stufato di campionati a salvarsi, ecco se si può legittimamente attendere qualcosina in più. Ma io credo che mi hai fatto una domanda a cui non dovrei rispondere, però ti rispondo perché a me questi campionati a salvarsi non mi piacciono proprio, quindi sicuramente è arrivato il tempo, se dovessimo restare noi, di cambiare completamente aria e registro. Oh, Ania, se dovessimo restare noi, Campitelli ha detto ne parleremo non questa settimana che inizia domani, l'altra ancora. Faremo una conferenza stampa per delineare, qualora ci fosse la possibilità di proseguire, quelle che saranno le linee di sviluppo, oppure no, oppure evidentemente cambiare completamente registro, passare la mano o quant'altro. Intanto il noi non è più noi già, almeno se dovesse restare la dichiarazione di intenti che ha rilasciato oggi il vicepresidente Ercole Cimini, sì, che ha annunciato l'addio, almeno allo stato attuale. Poi non so se magari a freddo le cose potrebbero anche cambiare, però allo stato attuale rimarrebbe solo il presidente Campitelli con i soci che sono entrati la scorsa estate e probabilmente con Francesco Quintigliani che dovrebbe diventare direttore generale e il saluto di Emilio Capaldi. Credo tra le righe la risposta sulla permanenza di Campitelli già ci sia, a voler sentire bene le sue parole. Quando parla di buona base,
dalla quale ripartire. È un esempio del fatto che secondo me Campitelli resterà, ma c'è bisogno di, credo, pensare ad una struttura diversa. Finché tutti i pezzi del puzzle non andranno al loro posto, l'intenzione di restare potrebbe anche improvvisamente cambiare e tramutarsi in una volontà invece di lasciare il Teramo. Io credo che sia vincolato ad una riorganizzazione della società, nelle intenzioni del presidente, non so adesso in quali ruoli sta pensando di cambiare o di riorganizzare la società in quale modo. Se dovesse andare in porto come ha intenzione di fare nello schema mentale il presidente Campitelli, credo che resterà. Se non dovesse andare in porto quello schema mentale che si è fatto Campitelli, probabilmente lo stesso potrebbe anche salutare, ecco. Certo. Quindi la conferenza che ci sarà tra un paio di settimane chiarirà la situazione, perché credo che nel mentre la situazione verrà chiarita, cioè da domani fino alla conferenza tutti questi pezzi del puzzle andranno al loro posto e si farà una conferenza per dire sì, andiamo avanti noi o io, no, non andiamo avanti. Certo. Questo okay. Sarà, credo, la situazione a voler leggere tra le righe. Perché sul Messaggero è scritto 5 giornate a Spighi, invece ne sono 3 giornate, ma quando scrivi perché non rifletti? Forse non sbagli quando scrivi. Oh, perché? Aspetta. Perché purtroppo. Aspetta un attimo, perché devo spiegare, altrimenti la gente non capisce. Era sul titolo. In un giornale qualunque. Vabbè, posso rispondere da io. Da Bolzano a Caltanissetta ci sono i titolisti. Ok? Ci siamo qui, cioè c'è il redattore che redige il testo e il titolista che prende il testo, lo impagina e ci fa il titolo. Tutto chiaro fino a questo momento? Sì. Ok. Se leggi nel corpo del testo c'è scritto 3 giornate, ma questa è una cosa che dico perché anche io scrivo su un giornale, anche Roberta scrive su un giornale. Non venite ogni volta a dire perché il titolo è questo, perché non lo fa il redattore, punto. Quindi non lo fa il collaboratore in questo caso, collaboratore, non lo fa il redattore / collaboratore, lo fa il titolista che è all'interno della redazione e che può sbagliare perché capisce male, perché legge male, perché valuta male. Ok? Mi sono spiegato? Finito qui. Va bene. No, perché ogni volta questo fatto dei titoli, cioè io dico no, ma se uno scrive dentro 3 e il titolo è 5, o impazzito, c'è un errore. Molto di qualcuno, spesso, forse di due persone diverse. Molto spesso basta leggere l'articolo e non fermarsi al titolo. Okay. Però, insomma, ci sta anche fermarsi al titolo. Che okay. Poi tutti possono, che poi tutti possono comunque commettere un errore. Certo. Va bene, ci ascoltiamo Maurizi. È certo che i playout si giocano il 12 maggio, sì. Sì. Sì, si gioca il 12 maggio, anzi, devo ringraziare, eccolo qua, ecco il programma, anche non solo per per la certezza della data, ma anche per l'orario di inizio. Devo ringraziare, l'ho sentito prima, faccio sempre, Franco Nardecchia, che in questo è sentenza, è cassazione, cioè potete andare da lui, conosce i regolamenti a menadito. E quindi mi ha detto guarda, vai sicuro, 12 maggio, ore 16, Lavastesi, gioco chiaramente lui vede Lavastesi, ma tutto il programma e vi potete fidare, se lo dice lui, vi potete fidare. Va bene, ci ascoltiamo Maurizi al termine della gara. Mister, alla fine di questo percorso ti chiedo, rimanendo un po' sull'attualità, se su quell'ultimo tiro un po' ci hai pensato, sono arrivato a ottobre che la situazione era disperata, adesso vado a giocarmi il primo turno di playoff. Ma come dico sempre, giudicare per quel tiro è difficile. Quel tiro poteva andare dentro, la prestazione della squadra è sempre la stessa. E purtroppo, vuol dire, noi abbiamo iniziato a lavorare bene, e da ottobre credo che abbiamo fatto un grande percorso. Adesso se quelle 6 partite c'ero io, magari facciamo più punti. Scherzo, però va bene così, dai. Abbiamo ottenuto una grande salvezza, coronata anche da un finale abbastanza importante che,
che poteva anche finire con un altro modo, però siamo arrivati veramente corti, come avete visto oggi anche Nebili si è fatto male, quindi abbiamo avuto tanti infortuni, abbiamo stretto i denti tutti. Ti chiedo, ieri in conferenza stampa tra le righe un po' hai detto, non so se abbiamo interpretato bene, signori attenzione, questa salvezza non era poi così scontata o dovuta come si poteva pensare qualche mese fa. Quello che ci tengo a dire è che in molte parti d'Italia, no? anche a Terni, voi avete visto, non so se conoscete, voglio dire quello che voglio dire è che se noi conosciamo bene il panorama calcistico nazionale, sappiamo che la Ternana ha giocatori di vantaggiato, lo scorso anno ha fatto 25 gol a Livorno, e Marilunga ha fatto 16 gol alla Spezia in B, voglio dire, hanno giocatori in panchina importantissimi, hanno fatto dei cambi, Dio mio, difendi, quindi noi dobbiamo tenere presente queste cose, che se a Terni esultano per aver raggiunto la salvezza, adesso per aver raggiunto i playoff, in altre parti d'Italia Albino Leffi, che ha una storia alle spalle, festeggiano in maniera esagerata, vuol dire che noi dobbiamo essere soltanto stracontenti di aver fatto quello che abbiamo fatto, perché non era semplice e a posteriori è tutto più facile, ma io credo che 4 settimane fa stavamo qui a farcela addosso perché era difficile mantenere la categoria e soprattutto dopo i 4 punti iniziali su 6 partite. Ok, a Genova e Maurizio, ho capito, se parlo bene di Giammarino lo mandate perché è amico vostro, ma non è affatto vero. Tra l'altro abbiamo preso anche delle belle strigliate da Giammarino in quintaluni casi, per cui... Ma non è vero la sottoscritta. Non è vero assolutamente, però non è questo, non ci piacciono le fronde fatte, dai. Ci siamo capiti, va bene? Ani ha detto Maurizio, ridendo ovviamente, siamo a fine stagione, ci sta. Beh, se c'ero io anche per 6 giornate, forse i playoff li facevamo. L'ha detto simpaticamente, però secondo me un po' credeva. Ma io toglierei anche il forse, dai. Tu toglieresti il forse. C'è sempre un fondo di verità, no? Considerata la crescita che c'è stata della squadra da quella 7ª giornata in poi, io credo che alla fine il playoff poteva anche essere un obiettivo possibile, forse non del tutto meritato, però credo che il Teramo abbia terminato il campionato per quello che ha meritato di fare, per quello che si è fatto in estate. Forse il playoff sarebbe stato un pochino troppo, anche se magari in questo momento rischia anche la Ternana di andare a fare il playoff se il Monza dovesse vincere la Coppa Italia, e la Ternana di certo non è stata autrice di un campionato esaltante con i giocatori che doveva ha, quindi bisogna mettere tutto sul piatto e poi valutare. Però guardando in casa Teramo, forse il playoff sarebbe stato un premio per la squadra, sì, per quello che è riuscita a fare, magari per le condizioni in cui si è lavorato dall'estate e quant'altro non sarebbe stato il giusto premio. Da qui il discorso della riorganizzazione e quant'altro che a cui sta pensando il presidente Campitelli. Un inciso, oggi ci sono stati 2 addii. Uno è quello che abbiamo detto prima, che ho detto prima del vicepresidente Cimini, sì. Almeno allo stato attuale, che ha annunciato di voler lasciare poi solo. Poi ci spieghi anche che cosa ha detto. Sì, dopo tanti anni di voler lasciare solo, almeno per adesso, il cugino Luciano Campitelli. Però vorrei sottolineare quello che ha fatto la curva nel dedicare 2 striscioni all'Eurastelli, che andrà in pensione, sì, a breve. Lo storico magazziniere della Teramo Calcio potrebbe restare magari con altro ruolo, però dovrebbe effettivamente lasciare quello che è stato un ruolo che ha ricoperto per anni e anni e anni, vicino al Teramo, vicino ai giocatori, vicino alla società. È una figura che comunque è stata, insomma, un perno fondamentale della storia del Teramo e che potrebbe per l'appunto lasciare, anche se però magari potrebbe anche rimanere nelle vicinanze della squadra con altre vesti.
Per quanto riguarda Cimini, mi dicevi, sì, mi chiedevi prima. Sì, non facciamo in tempo perché altrimenti non riusciamo a chiudere in tempo. La decisione è frutto della frattura che ormai è acclarata tra una parte della tifoseria e la società, e credo che quei cori che sono stati rivolti anche, anche oggi nei confronti del, del presidente Campitelli abbiano ulteriormente avvalorato e aumentato il voler comunicare questa, questa decisione che ha comunicato oggi per l'appunto di lasciare la Teramo Calcio. Io credo che pur condividendo molto spesso le posizioni dei, dei tifosi, perché ci sono stati fatti degli errori sia a livello umano subito dopo Savona Teramo, sia a livello anche di gestione, ma questo ovviamente faccio la premessa, è il mio pensiero e vale meno di zero. Errori che sono stati compiuti non solo dal punto di vista umano, magari frasi dette che potevano non essere state pronunciate dopo quello che è successo con la famosa gara, errori anche di gestione, di riorganizzazione della società che non sono andati effettivamente in, in, in porto, che non hanno portato esiti, esiti sperati. Io credo che comunque una società debba prendere delle decisioni a prescindere dalla volontà dei tifosi. Magari dei tifosi giustamente possono consigliare anche, anche una squadra, anche una società, ma la società deve tenere in considerazione sì il parere dei tifosi, ma non prendere decisioni seguendo la volontà dei tifosi. Certo. Se è una società seria ed organizzata. Credo che magari col tempo questa frattura potrà anche ricomporsi, allo stato attuale non credo proprio che sia possibile, però i tifosi o parte della tifoseria vogliono ovviamente il bene del Teramo come la società, in maniera diversa. Se queste strade per adesso parallele torneranno un giorno a ricongiungersi, non lo so, magari sarà possibile, però entrambe le fazioni, chiamiamole così, devono pensare al, al bene della Teramo Calcio, ognuno con le proprie posizioni, e poi in futuro si vedrà, però credo che si debbano prendere le decisioni giuste per la Teramo Calcio in questa fase, credo che sia una fase molto calda e molto importante per il futuro del Teramo, e mi auguro che in futuro prossimo, molto vicino, possa tornare quella serenità che da tempo ormai non c'è. Oh, io sono curioso, curiosissimo di sentire il parere di Andrea Costantini su questa disamina che io condivido di anni al 100%, cioè è giusto tenere conto e meno giusto prendere o non prendere delle decisioni sulla base della volontà, chiamiamola popolare, chiamiamola di maggioranza, chiamiamola come, come vuoi. Non c'è la ricetta perfetta. Un imprenditore in questo caso può far pesare diverse componenti quando prende decisioni. Detto questo, per quel che conosciamo, conosco Luciano Campitelli, se ci sono delle persone che lo contestano e lui avesse la forza di allestire una squadra che può competere per la Serie B riportando il Teramo in Serie B e stavolta giocando, per lui rispetto a quei tifosi che lo contestano sarebbe la principale rivalsa, quindi semmai quello può essere per l'opposto anche un motore per lui, un incentivo ad andare ulteriormente avanti. Io penso che lui debba fare i conti prima di tutto con quella che è la sua forza, perché lui tuttora sostanzialmente è solo e ha bisogno magari di un po' di sostegno. Non so se lo troverà nella misura in cui lui auspica, probabilmente un certo tipo di sostegno, un sostegno non è perché va a finire che ci sarà un, ci potrebbe essere, si potrebbe ipotizzare una cessione di gran parte delle quote, ma a quel punto lui non avrebbe più peso nelle, nelle decisioni, quindi la sostanza è lui deve capire quanta forza ancora economica ha da dare al Teramo e per pianificare, perché se lui dovesse avere la forza per fare campionati ambiziosi, allora semmai il tifo da parte di quelle persone che lo avversano potrebbe essere veramente uno stimolo ad andare avanti. Se lui invece non dovesse ravvisare di avere la forza
per pianificare stagioni importanti, per poter fare un progetto calcistico anche pluriennale che possa mirare a campionati ambiziosi, allora potrebbe alzare bandiera bianca. Attiene alle sue decisioni, attiene alla sua analisi di quella che è la sua forza economica. Io penso che la partita si gioca sotto questo profilo. Se poi dovesse trovare delle persone disposte ad aiutarlo, ma nel senso di affiancarlo, lasciandogli il comando, bene. Se lui invece dovesse capire che le persone che trova non lo vogliono affiancare, ma vogliono comandare loro, e quindi ci sarà bisogno di una cessione della maggioranza delle quote o una sua uscita di scena, e magari ne terrà conto. Però deve fare una valutazione di questo tipo, cioè che forza lui ha ancora da mettere nella Teramo Calcio per fare quei campionati che lui vuole, cioè campionati ambiziosi, non da un anno all'altro, ma come si è fatto quando si è arrivata alla Serie B del 2015, costruendo nel giro di 2-3 anni una squadra che può ambire. Perché poi, anche se costruisci, non è detto che vinci il campionato. Il Piacenza ha perso all'ultima giornata, all'89esimo, la promozione in Serie B, ora dovrà rifugiarsi nei play-off, ma ci sono storie, insomma, di campionati che sembrano vinti, cioè lì poi il dettaglio, lo puoi vincere o perdere per un dettaglio, però competere, arrivare a quei livelli serve tempo, perché non penso che da un anno all'altro il Teramo, che si è salvato a 2 giornate dalla fine, l'anno prossimo possa salire. Però attiene a lui, alla sua valutazione dal punto di vista economico. Cioè, chiarissimo. Oh, Ania, vengo da te, ultimissima, ti chiedo, con contratto, ne abbiamo parlato tante volte, spero che Brocco finisca presto i soldi, così Gianmarino va a fare il direttore generale alla Villa Bozza e va bene. E poi c'è anche qualcos'altro? Ci auguriamo di no. C'è anche qualcos'altro? Qualche altro messaggio? Carissimo presentatore, purtroppo tu Gianmarino lo conosci da poco, io dal 1978. Sì, ma io non dubbio, però vedi, lei ne fa una questione personale, noi invece parliamo di risultati, quindi cioè, capisce che stiamo parlando di cose differenti, noi guardiamo i risultati, chiunque li ottenga, lei ne fa una questione di conoscenza personale che per l'amore di Dio è legittima, ma che non ci riguarda però. Sostanzialmente diciamo sempre le cose come stanno, cioè, quindi prendiamo il buono e il cattivo. Cioè, no? Cioè, quello che voglio dire è, guardiamo la classifica un attimo di Serie D, ricordiamo che questa è una squadra che ha ritrovato la Serie D qualche stagione fa dopo 20 anni e che ha centrato il secondo playoff consecutivo. Ora, con record di punti, con tra record l'altro, di 62 punti. Ora, punti mai fatti. Noi facciamo un mestiere che dobbiamo vedere quello che accade, non quello che ci interessa. Poi le valutazioni personali di ognuno di voi sono legittime, per l'amore di Dio, però pretendere che noi sposiamo una tesi che va in contrasto non con quello che pensiamo o pensate voi, ma con questi che sono numeri inconfutabili, perché noi a questo dobbiamo rifarci, e non funziona così, mi dispiace, perlomeno non da noi, ma da nessun'altra parte. Quindi io spero che insomma la polemica sia chiusa, perché non ci riguarda. Ma più che altro continua, è sterile. Continua, cioè, a pensarla come crede, io non so che dirle. Ripeto, va bene. Velocissimo, perché dalla regia mi dico, guarda che stasera rischi di chiudere prima, ma con 2 minuti e 14 secondi, se mi chiudi in un minuto e mi dici del futuro di Maurizi, che ha un contratto, ma che ci ha sempre detto... Ah, però a fine stagione poi si rivedranno, passa anche da quei programmi futuri che diceva Campitelli prima? Beh, credo che passi totalmente dalla programmazione futura, perché purtroppo dai contratti si può anche uscire. Cioè, se Campitelli resta, Maurizi resta. Non credo che sia questo il vincolo. Credo, dall'idea che mi sono fatta, se Campitelli, se la Teramo Calcio si organizza in un determinato modo, credo che Maurizi resterà. Di certo non sarà la Teramo Calcio a togliere Maurizi, perché certo, con un contratto di 2 anni ancora in essere, sarebbe complicato poi uscirne la Teramo Calcio in primis. O si esce con un accordo reciproco, oppure Maurizi ne esce in prima persona trovando un'altra squadra. Ma stiamo parlando ovviamente per ipotesi, non ho
la certezza della verità. Guarda qua. Sta scadendo il mio tempo. Guarda qua. Siamo in anticipo. Siamo in anticipo, eh. Attenzione, 1 minuto e 9 secondi. Grazie a Dania Cantagalli e a Roberta Di Sante. Grazie ragazze. Grazie a te. Che avete dimostrato anche in questa stagione che altro che, le donne lo sanno fare meglio degli uomini il calcio, altro che. Buonasera a tutti, sempre impeccabile. Un saluto a Luca Pasquale. Ciao Luca, ci vediamo presto e con 48 secondi di anticipo. Ringrazio Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Maurizio da qui in regia, tutta la squadra di TV6 che ha lavorato. Non la saluto tutti, altrimenti mi mangio il vantaggio. Noi ci vediamo domenica prossima per playoff e playout con le tre abruzzesi. Buona serata a tutti.